Dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo i giudei si misero a mormorare contro Gesù, perché aveva detto: «Io sono il pane disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre e la madre. Come dunque può dire: sono disceso dal cielo?» Gesù rispose loro: «Non mormorate fra voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Sorelle e fratelli carissimi, continua il discorso di Gesù sul pane di vita nella sinagoga di Cafarnao e noi continuiamo l'annuncio della buona novella dalla cappella dell'Episcopio di Lanciano. Il Vangelo di oggi si apre con la sottolineatura della mormorazione dei giudei. I giudei parlavano contro Gesù, perché la mormorazione è sempre un andare contro qualcuno. E non era un semplice parlottare fra di loro, un semplice mormorare, come diciamo noi. Era un parlare scandalizzato nei confronti di Gesù, perché Gesù aveva osato dire di sé: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo». Era come se Gesù avesse detto: «Io sono la sapienza di Dio, io sono Dio stesso». Infatti, il concetto di pane vivo disceso dal cielo, care sorelle e cari fratelli, non era estraneo agli ebrei. Per loro il pane vivo disceso dal cielo era la legge, era la Torah, per la quale avevano una grandissima devozione. Pensate che erano i rabbini a trascriverla a mano, lettera per lettera. Ci mettevano un anno e mezzo per scriverla tutta ed era composta da 304.805 parole. E se il rabbino sbagliava anche una sola volta, il rotolo era inutilizzabile, doveva essere riscritto da capo. E quando per l'uso prolungato il rotolo non era più adeguato all'uso liturgico, doveva essere conservato in un luogo a parte e poi sepolto come se fosse una persona. Del resto, dopo la festa delle capanne, il popolo degli ebrei celebrava la gioia della legge, celebrava cioè la presenza di Dio in mezzo a sé, danzando, gioendo, lodando il Signore per la bellezza della legge che era stata donata al popolo degli ebrei. Il popolo era orgoglioso della legge e questa legge era l'invidia anche dei popoli vicini, che dicevano del popolo degli ebrei che era l'unico popolo intelligente nel mondo antico perché aveva con sé la vicinanza del Signore. Del resto, nel libro del profeta Ezechiele c'è un comando di Dio che dice al profeta, porgendogli il rotolo della parola: «Prendilo, mangialo e poi annuncia al popolo». E nel libro del profeta Geremia c'è una espressione del profeta stesso che dice: «Quando le parole del Signore mi vennero incontro, io le divorai con avidità». È evidente, quindi, l'identificazione fra la legge e il pane vivo disceso dal cielo. Il popolo degli ebrei non poteva accettare adesso che Gesù dicesse di sé di essere lui il pane vivo disceso dal cielo.
Lui era troppo normale per loro. Di lui conoscevano il luogo di nascita, Nazareth, e conoscevano i genitori, Giuseppe e Maria. Lui, carpentiere, falegname con il papà nella bottega di Nazareth, in nessun modo poteva essere, secondo loro, venuto da Dio, disceso dal cielo. Però che errore fecero gli ebrei in quel momento e che errore facciamo anche noi di fronte alle persone quando, sapendo il loro luogo di nascita, il loro nome e qualche cenno biografico, pensiamo di conoscere le persone fino in fondo. La persona è sempre un mistero che supera le poche cose che vediamo e le poche cose che sappiamo. Allora lasciamoci guidare da Gesù per mano alla scoperta della sua identità. Lasciamoci guidare da Gesù per mano, perché parlare di pane significa parlare di mangiare, e il mangiare è questione di vita o di morte. È questione di vita o di morte per il corpo, è questione di vita o di morte per l'anima, per il cuore. Non possiamo fare a meno di mangiare. Gesù si offre a noi come il vero cibo della nostra vita, il vero cibo spirituale, per dare a ciascuno di noi la vita eterna, che meglio sarebbe dire la vita dell'Eterno, cioè una vita secondo Dio, una vita nell'amore, una vita nella pace, una vita nella gioia, una vita nella giustizia, una vita piena, una vita riuscita, realizzata. E in questo modo la vita eterna comincia già qui, su questa terra. Già qui noi possiamo sperimentare uno squarcio, uno spicchio del paradiso che ci aspetta dopo la nostra esistenza terrena. Non lasciamoci perciò prendere dalla mormorazione come gli ebrei al tempo di Gesù. Accogliamo l'invito di Gesù che vuole attirarci a sé, che vuole attrarci a sé, perché come sappiamo la fede non è questione di indottrinamento, perché essa non è una teoria, non è una dottrina. La fede è accogliere la persona di Gesù nella nostra vita, è accogliere Dio nella nostra esistenza, fare nostro il dono che da Dio viene, in modo tale che per attrazione noi possiamo essere creature nuove. Ci vuole l'intera vita per convertirci dall'idea di Dio che abbiamo, non sempre precisa, non sempre buona, all'accoglienza della persona di Gesù, la presenza di Dio in mezzo a noi. Gli ebrei sono il popolo del libro, la Torah. I musulmani sono il popolo del libro, il Corano. Noi non siamo semplicemente il popolo del libro, la Bibbia, noi siamo il popolo della carne. Quella parola si è fatta carne, quella parola si è fatta uomo. Gesù è diventato uno di noi perché insieme con Lui noi possiamo fare il percorso verso Dio. Ricordiamoci però, come diceva Sant'Agostino, che se il Signore ci ha creato senza di noi, non ci salverà senza di noi. E allora collaboriamo dicendo il nostro eccomi, dicendo il nostro sì al Signore che si propone come il pane vivo disceso dal cielo.